tutti, ecco, oggi siamo qua perché la prima quindicina di marzo dobbiamo inserire anche la semina delle patate, la patata classica. Allora, per la tipologia di terreno che ho io, ho dovuto fare un baule qui che devono ancora essere seminati. L'ho fatto in autunno, perché altrimenti adesso con il tipo di terreno che ho non riuscirei a farlo. Ho un terreno che è piuttosto ricco di sostanza e quindi io la patata la metto giù, la semino senza nessun tipo di concimazione. L'unico intervento che ha bisogno la patata è praticamente per un insettino che si chiama dorifera, che è molto insidiosa. Comunque quello lo vedremo via via man mano che cresce la pianta. Allora adesso vi faccio vedere come faccio io. Io faccio delle buche nel mio terreno in questa maniera qua. Poi prendo le patate, adesso questa è una varietà Kenebe, praticamente quella bianca, però negli altri colmetti qua vicino ho già seminato la primula, che è una varietà molto precoce, che a 3 mesi dalla semina io riesco a raccogliere. Questa qui invece va raccolta fine luglio, primi di agosto, perché è la patata che dura fino in primavera. E poi vado a metterle giù, in questa distanza qua. Senza niente, io non uso niente. Adesso le mie patate sono abbastanza piccoline. Io guardo questi germogli, hanno i germogli solo sopra. Se la vostra patata, adesso qui non ne ho. Comunque, se la vostra patata dovesse avere germogli anche sotto, ecco, per esempio questa la potete tagliare a metà, passarla per un po' di cenere, che mi aiuta un po' a disinfettarla, e così seminate due mezze invece che una, producete qualcosa in più. Una volta che le ho seminate così, con la zappa le richiudo, molto semplicemente. Richiudo. Una da una parte e poi dall'altra. Io faccio una baulatura già pronta, in modo che quando viene sulla pianta non vado più ad incalzarla, perché ho un terreno che, ripeto, è difficile da lavorare. Con una baulatura fatta in questa maniera, io praticamente non ho bisogno di reincalzare la pianta. Una volta che la pianta cresce, è già a posto fino alla raccolta. Allora, la patata entra in rotazione sullo stesso terreno ogni 3 anni. Essendo un tubero, ha bisogno che passino altre 3 culture prima del reimpianto. Viene registrata in 4ª cultura, così insomma rientra il disciplinare biologico, perché toglie molta sostanza nutritiva al terreno e quindi abbiamo bisogno di lasciarlo riposare con un'altra rotazione di culture. L'unica cosa che ha bisogno è che quando cresce, adesso io ho un terreno che trattiene tantissimo l'acqua, e sì che anche se piove poco a me poco interessa, perché la patata sta bene non troppo bagnata. Però l'anno scorso, che abbiamo avuto un paio di mesi dove non è mai piovuto, ho dovuto annaffiarla, perché quando è troppo secca, quindi dobbiamo controllare costantemente il terreno. Non deve essere né troppo bagnato né troppo asciutto, perché sennò abbiamo delle patologie nella patata che ci danno veramente dei problemi a livello di conservazione. Comunque non c'è niente da fare, io la semino così, senza concimazione, e poi vedremo. L'unico intervento che faccio è proprio un insetticida per il discorso della dorifera, ma quello lo vediamo dopo. Come ho detto, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, e se volete seguitemi anche sui miei social. Alla prossima, ciao!